That's nasty. I'm just a fell beater, now do it. Yeah, you know, just sometime before we start. Benvenuti anche oggi sul mio canale e anche oggi purtroppo sono qui per presentare un video vlog postumo. Questa è una settimana nera davvero per la musica internazionale dopo la scomparsa della Sinéad O'Connor. Siamo praticamente qui per parlare della scomparsa di un altro grande artista e sto parlando di Randy Meisner, componente fondatore degli Eagles, che fra l'altro è morto proprio nella notte del 26, perciò è morto lo stesso giorno della Sinéad O'Connor e l'abbiamo saputo soltanto oggi. E sono qui per raccontare un po' della sua storia e per omaggiarlo con questo vlog, questo grandissimo artista che ha fatto opere d'arte, una su tutte, Hotel California, appunto. E vi parlo oggi perciò di questo grandissimo artista e lo omaggiamo con questo vlog. Vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Randy Meisner, cantante, bassista, cofondatore del gruppo rock americano degli Eagles, morto a 77 anni a causa di una serie di complicazioni dovute a una broncopneumopatia cronica ostruttiva che l'aveva colpito già da diverso tempo. La notizia della scomparsa di quest'artista è stata data dalla stessa band attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Gli Eagles sono nati a Los Angeles nel 71. 9 anni dopo la nascita di questo gruppo, la band si scioglie a causa di problemi legati alla droga, ma più in generale per una serie di disaccordi tra appunto i componenti. Tra i loro più grandi successi si ricorda Take It Easy del 71 e Hotel California, chiaramente del 76, una delle canzoni più popolari della storia del rock. Pensate, l'album omonimo è stato inserito dalla rivista specializzata Rolling Stone come uno dei 500 migliori album di tutti i tempi. Meisner, che in precedenza aveva fatto parte anche di altre band prima di far parte degli Eagles, aveva lasciato poi gli Eagles nel 77 per continuare la sua carriera da solista. Uno dei più grandi successi della sua carriera da solista è un pezzo dell'81 che si chiama Hearts and Fire. Nel 16 Meisner aveva attraversato un periodo molto difficile dopo che sua moglie era stata accidentalmente colpita e poi è morta mentre stava spostando un fucile all'interno della loro casa di Los Angeles. Il gruppo degli Eagles aveva anche organizzato una reunion e ha fatto una reunion negli ultimi anni a cui lui non ha potuto partecipare perché la sua malattia era troppo condizionante, perciò stava male e non ha potuto partecipare. Per quanto riguarda gli Eagles adesso, c'è da dire che stanno per partire con un tour per concludere definitivamente la loro carriera. Randy Meisner, cofondatore degli Eagles, coautore di Hotel California, è morto il 26 luglio del 2023, aveva 77 anni.